Ciao, sono Zane di TrueBlack.it. In questo video voglio parlarti di Masternode, una componente dell'architettura di alcune criptovalute che consente di velocizzare le transazioni, renderle più sicure, anonime e via discorrendo. Ti spiegherò quindi qual è lo scopo dei Masternode, come funzionano, quanto costa acquistarne uno e soprattutto quanto ci si guadagna. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di parlare di Masternode, dobbiamo fare un attimo un passo indietro e ricordare che la componente critica di qualsiasi criptovaluta come Bitcoin è la decentralizzazione. Che cosa significa? Che ce non c'è un unico ente centrale che conserva in modo centralizzato un registro di quanto conservato nei singoli wallet degli utenti, come ad esempio può essere il sistema bancario tradizionale. No, piuttosto ogni database viene conservato da ogni singolo utente che faccia parte della rete. Ci sono poi alcuni utenti che si occupano di convalidare le transazioni e questi siano i miners. Che cosa sono i miners? Perché lo fanno appunto, sono utenti che utilizzano dei sistemi di calcolo per risolvere problemi matematicamente complessi. In questo modo hanno la possibilità di convalidare appunto che una transazione fra due parti si è effettivamente realizzata e in cambio ottengono una ricompensa in denaro. Inizialmente si poteva fare mining anche con un semplice computer di casa, ma oggi la difficoltà è talmente elevata da richiedere una GPU, quindi una scheda video con chipset generalmente Nvidia o AMD, oppure dispositivi dedicati hardware chiamati ASIC, che sono appunto piccoli macchinari ottimizzati proprio per il mining, cioè per la risoluzione di questi calcoli. Quello della decentralizzazione è sicuramente un aspetto importantissimo ed è proprio qui che si gioca tutta la rivoluzione delle criptovalute. È innegabile però che l'aspetto decentralizzato che abbiamo appena trattato abbia anche degli aspetti negativi. In particolare ci sono alcune criticità che sono innegabili. Ad esempio, i tempi di conferma delle operazioni sono estremamente lunghi, proprio perché essendo un sistema distribuito e decentralizzato nel quale i vari nodi devono comunicare fra loro, è necessario raggiungere un consenso. Che cosa significa? Che i nodi devono appunto accordarsi su quale sia lo stato delle cose, quindi devono continuamente scambiarsi dati e ovviamente devono essere resistenti ai tentativi di attacco, ovvero ai tentativi di alterare in modo fraudolento lo stato di questo database. Tutto questo è estremamente complesso proprio perché è necessario che i vari nodi parlino tra loro e siccome non c'è un ente centrale che supervisioni alla correttezza di tutte le transazioni, viene appunto utilizzato un sistema matematico che può essere il proof of work nel caso di Bitcoin, Litecoin, eccetera, oppure il proof of stake nei sistemi di nuova generazione. Quindi indubbiamente i tempi particolarmente lunghi per la validazione delle transazioni sono un aspetto critico delle blockchain e in particolare di Bitcoin. Vi sono molti altri nuovi sistemi che stanno tentando di velocizzare le cose in mille altri modi, alcuni funzionano anche molto bene, però appunto la decentralizzazione porta a un ritardo nella conferma delle operazioni. L'altra criticità del modello distribuito adottato da Bitcoin e di tutte le principali criptovalute è indubbiamente che tutte le transazioni, a meno che non si tratti di un privacy coin, sono pubbliche. Che cosa significa? Che possedendo l'indirizzo di un wallet, io posso andarmi a vedere tramite un sito di Blockchain Explorer tutte le transazioni che sono state inviate oppure spedite a quell'indirizzo. Quindi capite che, ad esempio, se io sono un professionista, posso essere ad esempio un idraulico o non lo so, un avvocato, un notaio e voglio essere pagato in criptovalute, devo comunicare al mio cliente il mio indirizzo per farmi appunto mandare il pagamento della parcella e il mio cliente può prendere il mio indirizzo, andare su un sito di Blockchain Explorer e guardare tutti quelli che mi hanno pagato. Capite che si tratta di una violazione della privacy enorme. Perché
Appunto, un avvocato potrebbe non poter o non dover comunicare queste informazioni agli altri, ad esempio perché ci sono dei casi di trattamento confidenziale, ad esempio di riservatezza, che non possono assolutamente essere svelati. Ovviamente un particolare indirizzo non ci dice chi ci sia dietro, però ecco, espone comunque le transazioni, perché dal momento stesso in cui io vi do il mio indirizzo, sapete che quell'indirizzo è probabilmente mio, e quindi se sapete i soldi, se non altro voi cliente che avete ricevuto questa informazione, sicuramente sapete che quello è il mio wallet. Vi sono poi molti altri sistemi per incrociare i dati, ma in linea di massima non è impossibile risalire al proprietario di un determinato wallet, soprattutto se questo, ripeto, lo fa in modo disinvolto e lo utilizza appunto per lo scopo di inviare pagamenti tramite blockchain, che è quello sostanzialmente per il quale è stato inventato Bitcoin. Proprio per cercare di risolvere questi e altri problemi di Bitcoin, a gennaio 2014 nacque la criptovaluta chiamata Xcoin. Successivamente Xcoin è stata rinominata in Darkcoin ed è oggi divenuta popolarissima con il nome di Dash, dove Dash sta per Digital Cash, Dash. Inizialmente era partito come un fork di Litecoin, ma già dal 2015 hanno sostanzialmente riavviato il progetto basandosi sul nuovo codice di Bitcoin. Quindi Dash oggi è fondamentalmente un fork di Bitcoin. Ciononostante, le profonde innovazioni introdotte nel codice di Dash fanno sì che sia un fork, ma non sia una semplice copia. Infatti vi sono delle differenze architetturali tra Dash e Bitcoin estremamente profonde. Una di queste differenze è indubbiamente l'introduzione dei masternode all'interno di Dash, un componente dell'architettura che non esiste in Bitcoin, e per quello che può importare in questo momento non esiste neanche in Ethereum, Litecoin e in moltissime altre criptovalute. È un elemento in questo momento utilizzato da Dash e da altri progetti che hanno scelto di adottarlo esplicitamente come componente architetturale, ma si tratta di qualcosa in più. Non è necessario che un progetto di blockchain abbia obbligatoriamente i masternode. Che cosa fanno questi masternode? Svolgono di fatto del lavoro utile per facilitare le transazioni, renderle più efficienti, più sicure e più veloci. In particolare, ogni masternode ospita una copia dell'intera blockchain. Questo in realtà non è una gran feature, perché di fatto chiunque può scaricare una copia dell'intera blockchain se ha gigabyte e gigabyte di spazio su disco a disposizione. Quello che però il masternode fa di operativo è facilita lo scambio di messaggi sulla rete. Inoltre valida le transazioni e vota per accettare o rifiutare le proposte di miglioramento dell'ecosistema Dash. Quindi quando vengono ad esempio fatte delle proposte per migliorare l'algoritmo, migliorare la comunicazione fra tutti i nodi, migliorare qualsiasi altro aspetto crittografico e via dicendo, i masternode votano, e se la maggioranza appunto raggiunge un consenso circa l'introduzione di questa novità, viene appunto implementata all'interno di Dash. Dash tra l'altro ha un progetto di finanziamento di fondi community, e sono appunto i masternode che decidono quali progetti finanziare. Dal punto di vista delle funzionalità, l'utilizzo dei masternode all'interno dell'architettura Dash permette di realizzare delle transazioni immediate. Si chiama funzionalità Instant Send, che permette di fatto di bypassare i miners, che comunque sono presenti anche nell'architettura Dash, ma si basa su un consenso raccolto fra i relativamente pochi masternode. Quindi la transazione è pressoché istantanea, perché sono i masternode che si mettono d'accordo tra loro e non i miners, e quindi scrivono a forza la transazione nella blockchain. Ovviamente questa funzionalità, bypassando completamente i miners, sposta tutto il carico di lavoro sui masternode. L'altro aspetto molto importante dei masternode è la funzionalità private send. Come funziona? Che di fatto la movimentazione fra due parti viene di fatto oscurata dal masternode che vi si mette in mezzo, quindi c'è una terza parte che viene introdotta e permette di rendere non tracciabili immediatamente le transazioni fra due diversi indirizzi. È importante precisare che nonostante i masternode
Masternode siano di fatto dei grossi server, non v'è alcuna limitazione dal punto di vista della governance, ovvero non è necessario che qualcuno, come dire, ci autorizzi a richiedere dei brevetti o qualsiasi cosa. Di fatto chiunque può diventare un Masternode a patto che ne abbia le caratteristiche. Prima di capire perché qualcuno dovrebbe voler diventare un Masternode e come si fa, guardiamo un attimo quanto guadagnano, perché ovviamente i Masternode, in cambio di tutto questo lavoro che svolgono all'interno dell'architettura, hanno un ritorno, cioè un guadagno, sul lavoro che svolgono. In particolare, nel caso di Dash, il 45% di tutte le nuove monete Dash generate quotidianamente viene distribuita fra tutti i Masternode. L'altro 45% va ai miner e il 10% invece va all'organizzazione decentralizzata, quindi alla DAO, che si occupa di governare il progetto Dash. Quindi però un Masternode guadagna il 45% di tutte le monete generate dalla rete Dash, quindi sono veramente tantissimi soldi. Sì, tantissimi soldi, ma è bene dare una numerica per capire. In particolare vi sono tantissime variabili che possono spostare il guadagno di un Masternode, però nel momento in cui registro questo video c'è un sito molto interessante che si chiama Masternode Online, che ci permette appunto di visualizzare quali sono le rendite dei Masternode. Per quanto riguarda lo specifico Dash, si parla di 5 Dash al mese per ogni Masternode. Al momento in cui registro questo video, 5 Dash corrispondono a circa 1 migliaio di euro al mese, quindi in linea di massima c'è un guadagno piuttosto interessante in termini assoluti. Ovviamente la prospettiva di guadagnare 1000 euro al mese sostanzialmente senza fare nulla è estremamente attraente per tutti noi. Allora dobbiamo chiederci perché non si buttano tutti quanti ad aprire Masternode a destra e a manca. La motivazione è una barriera all'ingresso veramente molto forte. Per poter lanciare un nuovo Masternode è infatti necessario possedere almeno 1000 Dash, che al prezzo di mercato attuale equivale sostanzialmente a possedere un capitale in Dash di 150.000 euro. Quindi qualcosa che sicuramente è oltre le possibilità economiche di me e sono sicuro di anche molti di voi. Ma non è solo un problema di natura economica, anche se sicuramente questa è la barriera più alta. Per configurare un Masternode è necessaria anche tantissima esperienza in ambito Linux e ancora di più in ambito Linux server. Ora, seguendo le istruzioni che sono fornite sul sito ufficiale, ad esempio, di Dash, è possibile sicuramente con un po' di pazienza arrivarci in fondo, ma comunque è una cosa che richiede un buon livello di manualità con una linea di comando Linux. Inoltre, teniamo presente che stiamo andando a preparare un servizio server che probabilmente verrà molto spesso attaccato, non direttamente, ma dai tanti automatismi che girano per la rete e che provano un pochino ad attaccare qualsiasi servizio che riescano ad individuare. Quindi è necessario un investimento dal punto di vista del tempo iniziale per svolgere tutta la procedura di configurazione, ma anche in seguito di manutenzione per mantenere il controllo. Infatti è necessario fare gli aggiornamenti, tenere sempre il nostro Masternode ben sul pezzo, ben protetto e ben difeso. Come se ancora la cosa non fosse abbastanza sufficiente, c'è un problema anche che riguarda l'uptime, ovvero è necessario che un Masternode risulti sempre disponibile. Ecco che prendendo un virtual private server, quindi un VPS, presso un fornitore di connettività, un fornitore di questo tipo di servizio, come può essere ad esempio OVH a livello europeo, oppure Aruba a livello italiano, oppure Amazon, Azure e via dicendo, possiamo delegare la necessità di tenere sempre attivo il server a questi grandi data center. Però c'è da dire che il tempo massimo concesso di downtime è di 1 ora al giorno. Ecco quindi comunque che è necessario attrezzarsi bene, non basta un piano di livello base, perché appunto è necessario qualcosa che ci garantisca un uptime del nostro Masternode veramente prolungato e senza che ci siano mai delle mancanze di servizio. Quindi questo è di nuovo un altro problema. Quindi abbiamo detto necessità di investire un capitale importante, difficoltà tecniche, ci si guadagna bene nel senso assoluto, nel senso che 1 migliaio di euro al mese non sono
sono affatto male, però l'importante quando si fanno dei ragionamenti di investimento, come in questo caso, non è tanto quant'è il guadagno in termini assoluti, ma qual è il guadagno percentuale, ovvero allocando questi 150.000 euro in caso dovessimo trovarli, svolgendo tutto l'iter, quanto possiamo pensare di portarci a casa. Si parla di un 7% all'anno circa in questo specifico momento, quindi sostanzialmente per ripagarci il nostro investimento sono 14,2 anni necessari per rientrare del capitale che abbiamo immobilizzato all'inizio. Ovviamente questa è una semplificazione estrema che parte dal presupposto che il prezzo non aumenti, però ovviamente dobbiamo tenere anche in conto questo, quindi facciamo una patta che il prezzo non aumenti, non diminuisca, chiaramente un ragionamento un pochino limitante, però in questo caso servirebbero appunto 14 anni per rientrare del capitale che abbiamo immobilizzato. È tanto? È poco? Dipende un pochino da come lo vogliamo vedere. Ad esempio, il 7% è sicuramente molto di più di qualsiasi conto corrente italiano e molto di più anche di qualsiasi conto deposito italiano che possiamo pensare di avere. È probabilmente di più anche dei vari conti di deposito postali o prodotti legati a Poste Italiane o cose del genere. È abbastanza per il mercato azionario, ma di nuovo qui non possiamo fare un ragionamento assoluto, perché se ragioniamo sul lunghissimo tempo il mercato azionario probabilmente tende a fare meglio, e sono sicuro che tutti i trader che sono in ascolto dicono che loro fanno molto di più del 7% all'anno, e io ci credo senza dubbi. Quindi ecco, questi 1000 euro a fronte del capitale investito si recupera in 14 anni, ci danno il 7% di rendita annuale, è un buon investimento. Però chi stesse pensando che si tratti di un modo per arricchirsi rapidamente dovrebbe rivedere un pochino le proprie aspettative, perché non è questo diciamo il profitto che viene dal Masternode. Il vero profitto, il vero modo per arricchirsi rapidamente per tutti quelli che stanno cercando di farsi la Lambo o che parlano già di Moon di qua e Moon di là, è che ci si aspetta ovviamente che tutte queste criptovalute aumentino di valore nel giro degli anni. Quindi ecco semplicemente che se il prezzo di Dash dovesse raddoppiare nel giro di 6 mesi, che non è una cosa così pazzesca se pensiamo che rispetto al picco di dicembre 2017 ha perso circa il 70-80%, quindi pensare che possa raddoppiare in 6 mesi non è assolutamente una cosa impossibile, anzi non è affatto da escludere che se effettivamente le criptovalute prenderanno piede come metodo di pagamento riconosciuto a livello internazionale, anche il valore dei singoli Dash possa aumentare. Ecco, in caso chiaramente scalerebbe drasticamente il tempo del quale rientreremo dell'investimento, oltre al fatto che potremo continuare a guadagnare, perché potremo anche pensare di smobilitare il nostro Masternode, che nel frattempo ci ha generato delle monete, vendere tutto quanto, portare a casa tutti i guadagni, ed in quel caso naturalmente potremmo veramente pensare di farci la Lambo. Fino ad ora ho parlato di Dash perché è stato proprio il progetto che ha lanciato l'architettura dei Masternode, però Dash non è l'unico progetto che utilizza questo modello, ve ne sono moltissimi altri. Vi dico subito che Bitcoin ed Ethereum e Litecoin non hanno i Masternode, ma vi sono moltissimi altri progetti validi come Zcoin oppure Nulls, dei quali ho parlato in video precedenti, che utilizzano i Masternode. Per sapere quali sono i migliori Masternode alternativi a Dash, fate riferimento di nuovo al link che vi ho lasciato qua sotto. Ho pubblicato un video dedicato proprio ai 5 migliori progetti criptovalutari con Masternode. Quindi abbiamo detto che per ottenere un Masternode ci sono 1000 difficoltà, sia di natura economica che di natura tecnica. Però per venire incontro al desiderio di molte persone di mettere le mani sopra uno di questi servizi, sono nati i Masternode condivisi. Che cosa significa? Si tratta di fatto di un pochino di un fondo comune di investimento, ovvero le persone si raggruppano, si mettono d'accordo e contribuiscono a quota parte delle monete necessarie per ottenere e attivare il Masternode. Generalmente c'è qualcuno che coordina tutto il progetto e che si occupa di raccogliere le monete da parte di tutti gli investitori e dare il via al servizio. Proprio in questo modello si chiama appunto Shared Masternode o Masternode condivisi, che dir si voglia. Ho parlato nelle settimane passate di alcuni servizi che si dedicano proprio a questo tipo di attività.
in linea di massima è molto importante fare bene attenzione a quale servizio di Masternode Sharing si va a scegliere, perché dovremmo versare ai gestori della piattaforma le nostre monete che poi andranno a reinvestirle, però nulla gli vieta di raccogliere tutto il capitale e di scappare con il bottino. Quindi fate molta attenzione, affidatevi solo a soggetti che siano particolarmente credibili. Come credibili secondo me sono due progetti dei quali, dicevo, ho parlato approfonditamente nelle settimane scorse. Sono in particolare Crypto Revolution Time, che è una piattaforma che è nata come servizio di e-learning con una serie di soluzioni per la formazione delle persone, e poi sta proseguendo molto bene anche con la condivisione dei masternode. Un ottimo team, molto credibile, ho parlato personalmente con il capo del progetto, è un'ottima persona, quindi questo potrebbe essere un buon servizio. L'altro servizio di cui ho parlato più recentemente è CryptoPie, un'azienda con un team italiano veramente molto buona e molto strutturata, che mi ha comunicato di aver lanciato già oltre 320 masternode condivisi. Tra l'altro hanno un'ottima storia con la base nella community, quindi di fatto CryptoPie sono un gruppo Telegram che si organizza e poi acquistano masternode. Se vi interessa approfondire queste due aziende, trovate i link ai video direttamente qua sotto nella descrizione. Investire in masternode non è l'unico modo per ottenere un guadagno passivo dalle criptovalute. A parte la possibilità che si rivaluti il capitale, infatti possiamo investire nelle criptovalute che ci danno una rendita, come ad esempio ARK oppure NIO oppure Navcoin. Ne ho parlato in un video dedicato alle migliori criptovalute per il guadagno passivo, come funzionano. Di fatto alcune di esse semplicemente ci danno una rendita per, diciamo, l'impegno a mantenere nel nostro wallet una quantità di monete, oppure ci consentono appunto di installare un programmino sul nostro PC che consuma pochissima corrente e valida le transazioni direttamente tramite il proof of stake. Ne ho parlato appunto nell'articolo dedicato, di nuovo trovate il video, il link sempre nella descrizione qua sotto. Zane di turbolab.it è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie ragazzi se lo farete. Se invece volete essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticate di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che c'è qua sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Se avete investito in Masternode, se siete interessati a farlo, se avete esperienza in questo campo, se avete delle domande, vi invito invece di nuovo a utilizzare i commenti per farmi sapere tutto quello che vi passa per la testa e a condividere le idee con la community di turbolab.it. Al prossimo video, ciao! Nacque Xcoin, un progetto oggi avanti. Sei bellissima. Grazie, sono avanti alla faccia. Sei bellissima, streghetta. Sono davanti.